Bentrovati a un altro tutorial sul hover and shuffle o miscuglio nel cavo della mano. Come nel tutorial precedente, analizzeremo come mantenere delle carte in cima. Prima abbiamo visto una carta, in questo vedremo come mantenere uno stock, una porzione di carte in cima al mazzo durante il miscuglio e poi come mantenere sul fondo una porzione di carte durante il miscuglio. Vediamo un altro metodo per mantenere durante un miscuglio nel cavo della mano un determinato stock di carte in cima. Questa volta utilizzeremo un in-jog. Due mescolate e abbiamo mantenuto in cima le carte di picche. Vediamolo nel dettaglio. Partiamo mescolando almeno le prime 13 carte, quelle di picche. Proseguiamo mettendo una carta in jog e continuiamo mescolando il resto del mazzo sopra. Squadrando prendiamo una separazione sotto l'injog in questo modo: il pollice spinge sulla carta in injog mentre squadra, abbiamo mantenuto una separazione. Ricordatevi, le nostre carte sono queste, quindi possiamo mescolare queste tranquillamente e poi butteremo per finire queste in questo modo. Fino alla separazione e buttiamo in cima. Ve lo faccio vedere da questa angolazione a velocità normale. Separazione all'injog. Carte in cima. E quindi abbiamo mantenuto le nostre carte di picche. Vediamo come con l'utilizzo dell'injog è possibile anche mantenere la parte inferiore del mazzo. Stavolta partiamo mescolando le carte normalmente. Prima di arrivare alla porzione inferiore che ci interessa, mettiamo una carta in injog e buttiamo il resto sopra. Come nella prima versione col controllo superiore, squadriamo all'injog, ma stavolta prendiamo una separazione sopra all'injog. Se vi ricordate, prima l'abbiamo presa sotto, stavolta la prendiamo sopra, quindi spingiamo l'injog verso il basso e partiamo con un secondo miscuglio prendendo tutte le carte sopra l'injog e mescolandoci il resto. In questo modo avremo controllato la parte inferiore. Ve lo faccio rivedere per chiarezza. Partiamo mescolando normalmente. Prima di arrivare alle carte che ci interessano, mettiamo una carta in injog e buttiamo il resto. Prendiamo la separazione sopra all'injog. Preleviamo tutte le carte sopra l'injog e ci mescoliamo sopra. Vediamolo a velocità normale. Qualche consiglio sul hover and shuffle utilizzato per controllare una porzione superiore di mazzo o una inferiore. Ovviamente valgono gli stessi consigli dati per l'altro tutorial su una carta sopra e una carta sotto, quindi uniformità di movimento e non guardare il mazzo mentre eseguiamo la mossa. Altra cosa importante nella fase iniziale di allenamento è eccedere col numero di carte che vogliamo controllare. Mi spiego: se volessi controllare 5 carte, in realtà tento di controllare una decina, comunque più carte del necessario, per essere sicuro di non sbagliare e non perdere le carte che mi interessano nel miscuglio. Altra cosa interessante e importante è inizialmente creare un injog abbastanza grosso, evidente, e
tenere il controllo dell'in-jog col mignolo. Per questo, se vi ricordate, era molto importante la presa. Quindi partire con un jog molto grosso per impratichirci. Poi, man mano che progrediamo con la tecnica, rendere il nostro jog sempre più piccolo, tanto sarà sempre il mignolo a tenere controllo sulla carta in jog. Quindi non ci può scappare.